Benvenuti al mio canale, se vi siete iscritti al canale, vi aspettavate qui che gridavo, sbraitavo, facevo, no, tranquillo, sono una Pasqua. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, poi andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e tutto quanto. Non sto qua né a gridare né niente, perché so benissimo che questa è una sentenza politica, so benissimo che sono andato dietro. Oh, il sentimento popolare, perché il sentimento popolare gli ha detto questo e loro l'hanno fatto, semplicemente loro l'hanno fatto. Quello che mi dispiace è che ancora una volta la dirigenza della Juve è rimasta lì a dormire, ancora una volta, quando doveva combattere non ha combattuto. Quello mi dispiace, che la Juve si doveva combattere. Io ora voglio vedere il comunicato stampa che fa la Juve, perché a parole mo siamo tutti bravi, combattiamo, tanto ci hanno dato meno 15 punti. Allora, vediamo, la tenuta della sentenza è arrivata. Sono stati assegnati ben 15 punti di penalizzazione confronto alla Juve. Decisivi gli elementi di prova, nuovi che dimostrano la sussistenza degli illeciti da parte della Juventus. Portati davanti alla Corte federale dell'appello della Procura federale Giuseppe Chinnè, non so neanche chi sia, a seguito dell'apertura del processo contro il club. Scaturata l'indagine portata avanti dalla Procura della Repubblica di Torino in merito all'inchiesta Prisma e caso plusvalenze, che ne aveva chiesto un punto da scontare nel campionato in corso, spiegando che la pena deve essere efflettiva, la Juve in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona delle coppe. Benissimo. La Corte federale ha evidentemente giudicato più che relativi i nuovi elementi presentati al procuratore nell'ambito dell'apertura del processo, che arriva solo ai danni dei bianconeri, dei dirigenti del club, molti dei quali facevano parte del vecchio CDA. Tutti gli altri 8 club, Sampdoria, Provercelli, Genova, Parma, Pisa, Empoli, Novara, Pescara, sono stati tutti prosciolti, così come i loro dirigenti e amministratori. La vicenda processuale si chiuderà per quanto riguarda il merito, non per la legittimità. Il CUP potrà rivolgersi al collegio di garanzia del CONE per un eventuale ricorso entro 30 giorni. Importante sottolineare come la penalizzazione potrà essere modificata. Al CONI o verrà confermata o verrà tolta. Non c'è né dimensione. Al CONI o verrà tolta o verrà confermata o verrà tolta. Sono stati comitati anche 2 anni e mezzo di indizione a Paratici, 2 anni ad Agnelli, 1 anno a 4 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nebbio. Tutti condannati più gravi rispetto a quelli richiesti inizialmente. Le motivazioni della sentenza arriveranno entro 10 giorni da parte del Corte federale d'appello. La Juve con questa decisione si troverà al momento decimo in classifica con 22 punti pari a Empoli e Bologna. È così. È successo. Ora alcune antimantine festeggeranno il loro trionfo, essendo che la loro vita è mediocre, la loro vita è mediocre, festeggiano per questo. Ma la differenza loro, noi per un anno possiamo stare senza le coppe. Noi per un anno possiamo stare senza le coppe. Possiamo stare. Torniamo, ma per noi possiamo sono cazzi loro. Perché se noi non siamo senza le coppe, l'ultima volta che non siamo stati senza le coppe, avete visto cosa è successo? Avete visto cosa è successo? Voi la vostra vita resterà sempre mediocre, sempre la vostra stessa vita. Anzi, stanotte festeggerete, perché come potete festeggiare solo quando la Juventus viene massacrata, perché altre cose nella vostra vita da festeggiare non ne avete, non ne avete. A proposito della Juventus, io in questo momento vorrei vedere proprio il comunicato che ha fatto la Juve, perché ancora comunicati dalla Juve non ce ne sono, vorrei proprio capire. Però l'altra cosa che ancora non ho capito, che forse qualcuno di voi mi può fare capire, ma se la Juventus ha fatto il lecito, ha fatto le plusvalenze fittizie, fasulle, le ha fatte sole? Io ancora questo non l'ho capita, perché se gli altri sono stati tutti assolti, le plusvalenze la Juve le ha fatte sole, perché ancora non riesco proprio a capire. Queste famose plusvalenze, la Juventus le ha fatte sole? Non lo so, ditemi voi se queste plusvalenze la Juve le ha fatte da sole. Boh, è proprio da capire.
Juve realizzata a 15 punti, la decisione della Corte d'Appello della FIGC che ha accolto l'istanza della Procura, che aveva chiesto la riapertura del processo. Sanzione maggiore rispetto a quella avanzata dal procuratore Kinne, che ora andrà su tutti i sarà intervistato, ma diventerà il prossimo influencer, che andrà su tutti i giornali, che aveva chiesto un punto di penatura, anche la sanzione del dirigente, 1 anno e mezzo di imbezione a Paratici, 2 anni a Daniele, un anno e mese a Cherubino, 8 mesi a Nedi. La classifica è stata fatta. La decisione delle FIGC sumano gli stipendi fine gennaio, richieste meno processo. Indagine prima 27 gennaio. Questo è il prossimo step che farà la Juve dopo la decisione della Corte d'Appello. Ok. Tutte le tappe della ricostruzione. Vediamo click per la ricostruzione della vicenda. In questo momento tutti i professori sono. E vabbè. Vediamo, se queste sono tutte le tappe. In questo momento sto vedendo su internet, ecco, mentre faccio il video. Comunque questo, come ho detto, è un video sfogo, è un video breve. Da domani cominceremo a studiare tutte le carte, perché, come ho detto, ormai è guerra. Questo ormai, nel senso che uno deve studiare, non per me, che per me io è tutto qua. In questo momento la guerra, se la vogliono fare per rispetto dei tifosi, la devono fare il proprietario, i dirigenti, se vogliono fare la guerra. Se non lo dicono chiaro, lo dicono chiaro, perché essere presi a pesci in faccia non va più bene. La cosa di essere presi a pesci in faccia non va più bene. Si deve fare la guerra, si faccia la guerra. Abbiamo capito, ci vuole la guerra. Si faccia la guerra. Ok? Però la dirigenza va bene? Ma tutti i professori sono tutti mo che scrivono e fanno, vabbè. Comunque entro 10 giorni ci devono essere le sentenze, perché ha deciso questo la cosa, come si chiama lui, come si chiama loro, come si chiamano? Esattamente un po'. Come si chiamano? Non mi ricordo. La Corte federale della Procura farà uscire entro 10 giorni la sentenza, perché l'udienza entro 30 giorni deve fare l'appello. E sappiamo che davanti al CONE o sarà tolta o resterà. Non si scappa, va bene? E che dire? È una mazzata. È una mazzata. A questo punto deve decidere la Juve cosa fare. Se punta tutto sulla Coppa Italia e sull'Europa League, perché secondo me questo sarà un campionato falsato. Ognuno può dire quello che vuole, perché poi non vorrei capire una cosa: gli altri, quello che lo chiamano il principe, il re delle plusvalenze, colui che è il re delle plusvalenze, quello va bene. Coloro che hanno fatto la plusvalenza con due ragazzi che devono andare a Lille e non sanno neanche come è fatto Lille, lì va bene. Allora, se la FIGC ha deciso che da oggi le plusvalenze sono un reato, cominciamo a indagare tutti. Cominciamo a indagare tutti. Abbiamo capito? Perché avete deciso che oggi le plusvalenze sono un reato? Avete deciso che le plusvalenze sono un reato oggi? Allora da domani in poi dovete indagare su tutti. Se no poi diventa una barzelletta. E non vogliamo che diventi una barzelletta. Perché se indagate solo su una parte e le altre non le toccate, poi davvero diventa una barzelletta, va bene? Da domani cominceremo a avere tutti la documentazione, tutto quanto. Iscrivetevi al canale e vedete che sono tranquilli, perché io ho sempre detto, se la pensa sbagliato, è giusto che paghi. Però se oggi ci dice la Procura federale che fare plusvalenze è un reato, benissimo. Va punita la Juve, altre 15 squadre hanno fatto plusvalenze, per favore cominciamo a indagare su tutte, se no mi sospetta che questo è, come si può dire, una sentenza politica, e sappiamo che le sentenze politiche in Italia non vanno bene, perché devono essere eque le sentenze, politiche non possono essere.
Perché se tu mi indaghi sulla Juve, non mi indaghi sulle altre squadre che hanno fatto plusvalenze, qualche dubbio mi viene. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Ciao!